C'è una data certa per l'inizio dei lavori della metro leggera di Cosenza, lo rende noto ai nostri microfoni l'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno dopo la riunione del comitato di sorveglianza dei fondi POR. Il cronoprogramma aggiornato prevede ottobre 2019 come data di inizio del cantiere della metro. Nella città dei Bruzzi si sono accumulati ritardi, lo dimostrano i dati sulla spesa che a Catanzaro fanno segnare un netto stato di avanzamento. Quali le difficoltà di avvio dei cantieri a Cosenza? Ci sono stati anche su Cosenza problemi di natura finanziaria e nella trasformazione del progetto tra esecutivo tra definitivo in esecutivo, però superati questi problemi finalmente possiamo partire con i lavori della metro. L'infrastruttura cambierà il volto della città e le abitudini dei cittadini. In mezzo però c'è il tempo dei lavori e dei disagi. Quali i tempi di realizzazione dell'opera? La conclusione dei lavori è prevista dopo 36 mesi dall'inizio, quindi 3 anni, più 3 mesi per effettuare tutte le prove di verifica dei servizi e quindi dopo 39 mesi potremo vedere i primi treni sfrecciare, i primi servizi essere effettuati su questa importante arteria di collegamento. I lavori interesseranno anche più punti. Sì, infatti la novità importante è che i cantieri saranno più distribuiti su tutto il territorio, ce ne saranno addirittura 3 in parallelo che riguarderanno le centrali di alimentazione elettrica. Si era ventilata l'ipotesi di un depotenziamento dei fondi. Facciamo chiarezza, quanto costerà la metro? I costi attuali sono previsti intorno a 200 milioni e c'era il timore di definanziamento dell'opera, non è mai stato così, l'opera limite è stato discusso se si era opportuno mantenerla sul POR oppure spostarla su altre fonti finanziarie, non è necessario neanche fare questo e quindi siamo contenti di aver risolto questo problema e con 200 milioni consegniamo un'opera strategica per l'intero tessuto urbano e suburbano della città di Cosenza.